liste d'attesa nell'ULSS 7. La storia, ahimè infinita, di segnalazioni e disagi da parte dei cittadini continua e ogni giorno che passa va a rendere sempre più effimero quello che l'azienda sanitaria del DG Carlo Bramezza ha recentemente dichiarato. Va tutto bene, le attese sono quasi azzerate. Questo il riassunto di un comunicato stampa che ha indignato tanti pazienti che, come ci raccontano loro stessi, si sono sentiti in un certo modo presi in giro. Come nel caso del signor Giancarlo e di suo fratello, reduce da un ictus e dall'applicazione di una protesi all'anca. Il medico, vista la situazione difficile e problematica, aveva prescritto un percorso riabilitativo ritenuto necessario, di massima importanza. Ma dopo la prima visita fatta a novembre al San Bassiano, ecco cosa è successo. Ci hanno detto, vi richiamiamo. Ci hanno chiamato dal 2 di dicembre dell'anno scorso, ci hanno chiamato ieri. Nel frattempo mio fratello cos'è che ha fatto? Ha preso un fisioterapista che veniva in casa, veniva tutte le settimane in casa a fare manipolazione e quant'altro, ma quello che dico io, al di là se uno ha la possibilità di chiamare il fisioterapista o non chiamarlo, se uno non ha questa possibilità cosa succede? E dopo 9 mesi, sapendo che il problema del suo già ce l'aveva di deambulare in maniera corretta, protesi all'anca, e mi chiami dopo 9 mesi per fare la riabilitazione dopo aver avuto la protesi all'anca, non ci sta, ma è una cosa vergognosa dal mio punto di vista. È il sistema che non funziona assolutamente, perché capisco il periodo quando c'era il Covid che non si poteva entrare eccetera, ma qui stiamo parlando di una situazione che non doveva essere più d'emergenza da parte dell'ospedale prima di tutto, e punto secondo, anche l'urgenza di permettere a una persona che deve essere in riabilitazione di poter condurre una vita il più possibile normale. Oltre 1.500 euro spesi privatamente, ma il danno economico non è l'aspetto principale della questione per il signor Giancarlo. È il tempo, è l'attesa il vero fardello, impossibile da sopportare e accettare. Nel momento in cui c'è una prescrizione medica e c'è bisogno di una riabilitazione e mi dicono ti chiamiamo, o non mi chiami mai, ma no, dopo 9 mesi. Poi l'ho detto che non vogliamo neanche saperne, mi dispiace, non voglio neanche pensare di andare lì a fare che faccia riabilitazione lì. Ci arrangiamo, ci prendiamo il nostro fisioterapista e continuiamo così. No, assolutamente. Non la trovo una vergogna così grande che non me la sento neanche di poterci entrare. Anche in questo caso i nostri microfoni restano a disposizione di tutti.